Ciao amici, sono tornato con un nuovo video di funghi. Ricordiamoci che andare a funghi non significa per forza prendere e andare in montagna. Nel periodo autunnale e nel periodo primaverile troviamo infatti ottimi funghi anche a livello della pianura o vicino al mare. Ad esempio adesso, verso i primi di aprile, è facile imbattersi nei pioppini. Per trovare i volgarmente detti pioppini, scientificamente adesso chiamati Cyclocybe cilindracea, ricordarsi due cose fondamentali: il periodo di crescita e questi qua, ovvero alberi che sono stati tagliati, pioppi, o per meglio dire, in origine questi erano pioppi, sono stati tagliati una decina d'anni fa e sono subito stati invasi dalle spore dei pioppini, avendoli colonizzati, e fanno due buttate durante il corso dell'anno, in primavera e in autunno, appunto. Volevo inoltre dirvi che rinvengo i pioppini a cavallo di una particolare fase lunare, ovvero quando dalla luna piena passiamo alla luna calante. Esattamente, luna piena era martedì, esattamente mercoledì o giovedì essi sono spuntati. Adesso praticamente sono in ritardo di qualche giorno nella raccolta, ma come vi farò vedere sono ancora freschi e belli. Ricordiamoci che è un'annata molto secca, quindi non troveremo una grande abbondanza di pioppini. Venite con me. Questo, ad esempio, è il tronco di un antico pioppo che è stato tagliato. Come ci spostiamo? Eccoli lì, li abbiamo subito rintracciati. Pioppini bianchi, che sono i più vecchi, e i pioppini là dietro scuri, che sono quelli più giovani. Eccoli qua, pioppini freschi. Non ce ne sono tantissimi, ma sono ben visibili. Sono un pochi qua, un pochi là dietro, un pochi qua. Questi scoppiati dal caldo. Eccone qua un altro che spunta. Andiamo a reciderlo col coltello. Ed eccolo qua. Qua vediamo che l'anello deve ancora staccarsi. Solo dopo che l'anello si sarà staccato, diventa come i suoi fratelli. Questi due qua. Si vedono bene le lamelle, il residuo dell'anello è sporata bruno caffè. Non potete sbagliare. Qui ci spostiamo e sotto le foglie, vicino sempre al tronco di legno, ce n'è un altro bello grosso. Con super ragno sopra. Questi andiamo a reciderlo al gambo ed eccolo qua, un altro signor pioppino. Questi sì, sono grandi come la mia mano, questi rendono bene. Secondo me è uno degli ottimi funghi tra i top 5 funghi da cucina.